Salve, perzone! Va bene, quindi cosa andiamo a fare in questo video? Andiamo a parlare, infame, non potrei lasciare. Andiamo a parlare di un po' di novità che riguardano il canale. E che, diciamo, riguardano un po' questo mese, da quando arriva la Shadowkeep. E insomma, faremo un po' di chiarezza. Allora, iniziamo subito con il dire che non mi ricordo qual era il primo punto. Abbiamo in programma un video veramente, 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 veramente figo. Ah, che ecco, qual era se la seconda tutto cosa, va cazzo. Bene, dovrebbe uscire prima di Shadowkeep. E tutto dovrebbe andare bene, anche perché è veramente... C'è tanto lavoro dietro, ci stiamo lavorando parecchio e... Cioè, sarebbe è qualcosa di assurdo. Quindi veramente non siete pronti. Cioè, speriamo che arrivi prima di Shadowkeep, anche se non è una sicurezza. Dovrebbe arrivare. Purtroppo abbiamo anche dovuto effettuare qualche taglio del progetto. Parlando invece di quello che avverrà con Shadowkeep, quindi tutto l'anno nuovo in pratica, diciamo che la struttura sarà un po' mista tra live e video. Come al solito, intanto ci sarà il brutto, che ovviamente sarà su YouTube. Sì, quindi essenzialmente avrete Maremma sbarramento. Sì, quindi essenzialmente avrete i soliti 3 video al giorno, che usciranno penso alle 16, 18, 20 o comunque 14, 16, 18 più o meno. Gli orari sono questi, qui sono scarsissimo, niente, scappo che è meglio. Per poi andare ad integrare tutto quello che è il, penso, l'endgame, comunque diciamo la parte che corrisponde alla città sognante per quanto riguarda Shadow, tipo tutta quella parte là, andremo a integrarla in live. La sera su YouTube maggiormente, perché c'è un piccolo problema con Twitch, che non so per quale motivo, su Twitch lagga la live, su YouTube decisamente di meno. Probabilmente non mancheranno come al solito i video per aiutarvi, consigli. Sì, sì, certo, i video saranno sempre sulle armi nuove, sempre no? Attivi. Ok, quindi in sintesi andremo a fare il solito walkthrough per quanto riguarda YouTube inizialmente, poi giocheremo come giochiamo normalmente quando c'è una nuova espansione su in live su YouTube e su Twitch, sperando di risolvere i problemi di Twitch, e poi ovviamente per le cose più importanti andremo a fare video dedicati e cose varie. Quindi mi raccomando, venite in live, perché saremo praticamente tutte le sere in live. Poi io ho in programma di comprare, non so ancora se a fine ottobre oppure col Black Friday, insomma di farmi un PC e quindi di passare a PC. Voi vedrete naturalmente qualche video, lo vedrete sicuramente su PC. Come sapete è un mondo totalmente diverso, quindi di sicuro ci saranno cose interessanti da fare poi anche nella nuova stagione. Credo che vedrete anche Tommaso qualche volta, visto che tanto ci sarà nuova luce, cross save e tutte quelle cose là, quindi qualche partita incredibile ce la può fare insieme a me tranquillamente anche Tommaso, senza dover acquistare nulla. Sì, ovviamente non è che passiamo al computer, nel senso che giocheremo solo a computer, faremo raid su computer, PvE su computer. È una cosa che riguarda principalmente il PvP, quindi invece che magari farti partite in crogiolo da play, le vai a fare da computer, le compro, insomma. Te le farai da computer o comunque dove giochi meglio. Uscendo invece un po' dalla sfera di Destiny, andiamo a parlare di giochi in generale, perché comunque, raga, come è sempre stato, come abbiamo sempre cercato di fare, cercheremo di staccarci un po' da Destiny. Quindi diciamo che ci saranno un po' di novità che ovviamente non andranno ad impattare su quello che vedete di Destiny, ma semplicemente saranno cose in più che chi vuole potrà seguire. Vi avevo già detto che avrei voluto portare la serie su The Last of Us 2 quando sarebbe uscito, quindi il 24 settembre, che ci sarà un evento dedicato a Maremma, ammazzatelo, ok, grazie. Ci sa, porca coniglio di Giada, c'è Shax che mi urlava nell'orecchio, il coniglio era che mi sparava quello col pompa, ok. Quindi dicevo, ci sarà questo evento, penso in live, su per quanto riguarda The Last of Us 2. Mi piacerebbe portarlo in live anche questo su Twitch, quindi ovviamente poi vi comunicherò orario e tutto quanto per bene. Però insomma, se vi può far piacere, fatemelo sapere, che comunque è una anche cosa che manca portare un po' all'uscita, quindi... Sì, esattamente. C'è da... Parla di già di New Gen, quindi... Voglio parlarvi di un paio di giochi che io sicuramente, per quanto riguarda la mia sfera videoludica, comprerò e no, che no, vi possono piacere, può interessarvi se li porto appunto sul canale, sia in live che magari come serie. Questi giochi sono quelli che sicuramente comprerò, sono Cyberpunk 2077 per quanto riguarda il prossimo aprile, e mannaggia il tipo con la spallata per quanto riguarda adesso.
E invece Star Wars Jedi, non mi ricordo già come si chiama, comunque un nuovo Star Wars che uscirà, un nuovo gioco EA dedicato a Star Wars, che non mi ricordo il titolo al momento. Però insomma, questo gioco che sicuramente comprerò e lo giocherò, quindi che dovrebbe fare un po' meno schifo rispetto a quelli degli anni scorsi. Sì, speriamo, perché non ci dovrebbe essere un PvP, dovrebbe essere interamente storia. Di solito i giochi di Star Wars interamente storia sono stati belli, quindi questi due giochi li comprerò per giocarli da me. Se vi piacerebbe vederli sul canale, ditemelo, che io sono più che felice di portarveli. Scorreggiato, l'ho sentito. Adesso lo metto nel video. No, dai. Ci siamo scordati di dirvi, ritorniamo su Destiny, che io adesso vi farò tanti bei video dove vi provo a dare qualche consiglietto per quel che riguarda il crogiolino. Considerato che escono le nuove comp, le nuove armi del pinnacolo, la nuova arma del pinnacolo, le nuove armi del pinnacolo e tutte cosette varie, credo che potrebbe essere utile magari dar qualche piccolo consiglio per aiutare anche chi fa magari fatica a raggiungere, che ne so, 2100 per la sceta, che poi vuole usare esclusivamente PvE per per appunto fare questi punticini in crogiolo. Va bene, quindi con questo penso che possiamo concludere. Spero che abbiamo letto tutto e spero che questi 30 minuti di registrazione vengano racchiusi tipo in 5 minuti. Ah sì, ciao.